iniziamo con le domande di Mauro Summa per Milan TV. Grazie Nicola, buongiorno mister. Buongiorno. Domani sono attesi 70.000 tifosi, 70.000 spettatori a San Siro per Milan-Venezia. Sono 70.000 tifosi dai quali ripartire, 70.000 tifosi da onorare, da caricare verso una partita importante, verso un periodo importante. No, dopo di questi tre primi partite, avere 70.000 in San Siro è una grande dichiarazione di amore dei tifosi e ovviamente che è anche una responsabilità per noi di continuare a evoluire per fare i tifosi orgogliosi di nostra squadra. È quello che vogliamo fare domani e retribuire il supporto dei nostri tifosi. Emanuele Baiocchini, Sky. Buongiorno Fonseca. Buongiorno. Proprio per restituire, no, l'affetto, il vostro affetto ai vostri tifosi, volevo chiedere intanto se questo Milan-Venezia, per quello che è stato questo primo mese di Milan, i due punti in classifica, le tante parole, può essere considerato importante quanto le due partite che poi seguiranno di un grado di difficoltà più alto, però insomma Milan-Venezia è importante quanto Inter e Liverpool? Sono tutti importanti e più in questo momento che non abbiamo vinto le tre prime partite, ma è sempre importante vincere. Io sono fiducioso come sempre, è importante vincere e dopo pensiamo alla partita con Liverpool e dopo il derby, ma penso che dobbiamo stare focalizzati sulla partita di domani, che è una partita importante per noi. E poi volevo chiedere rispetto a Theo e Leao, non l'episodio del cooling break, è un caso chiuso come ha detto Furlani. Mai aperto, ma per me. Mai aperto, ok, sì. E l'aveva già detto dopo la partita contro la Lazio. Però c'erano state le esclusioni all'inizio delle sfide perché evidentemente non aveva visto in loro qualcosa che voleva vedere. Ecco, tornati dalla nazionale, sono tornati con un nuovo atteggiamento e poi soprattutto li vedremo titolari domani? Se saranno titolari non lo so. Vediamo domani, ma quello che ho guardato dopo della nazionale sono due giocatori come gli altri, con come si dice, buona aura, buona atmosfera, allegri a lavorare, un normale che è sempre. Grazie. Francesco Rocchi, Rai. Buongiorno mister. Buongiorno. In questa pausa per le nazionali si è un po' scritto e letto di tutto. Ecco, io le chiedo se in questi giorni si è sentito o si sente tuttora sotto esame. Io sono sempre sotto esame. Noi allenatori siamo sempre, noi siamo dipendenti dei risultati, ma io devo dire che io sono solo focalizzato sul mio lavoro. Penso che mai può essere di altra forma. Se siamo focalizzati in quello che gli altri parlano o che scrivono, è difficile di lavorare, perché tutti noi dobbiamo lavorare per migliorare, e quello che sto facendo. Andiamo da Tommaso Turci, da Zone. Ciao mister, buon pomeriggio. Una domanda su Tijani Reinders, che sta facendo molto bene in nazionale anche in fase realizzativa, perché è un giocatore che è anche abile nell'inserimento. C'è la possibilità magari in futuro di vederlo anche un pochino più avanzato e non magari troppo regista, visto che sembra che abbia anche dei gol nelle corde? Sì, abbiamo questa possibilità e penso che lui ha queste caratteristiche. Io cerco sempre, quando penso alle dinamiche della squadra, cerco sempre di avere il giocatore nello spazio che sono favorevole alle caratteristiche del giocatore. Penso che anche non abbiamo guardato tanto TG più avanti, perché la squadra non ha avuto tanti momenti avanti, la squadra ha avuto tanti momenti di prima fase, ma non dopo di questa fase. È perché non abbiamo anche visto TG un po' più avanti, e abbiamo visto sempre quasi vicino a Fofana, ma sì, io sono sempre cercando di avere il giocatore in posizione che sono d'accordo con le caratteristiche dei giocatori. Mi è piaciuto molto anche le partite di TG nazionale.
Andiamo da Marco Pasotto, la Gazzetta dello Sport. Mister, lei in carriera, come tutti gli allenatori che hanno esperienza di tanti anni in allenamento, ha già vissuto ovviamente dei momenti complicati. Volevo sapere, per la sua esperienza, come ne è uscito, qual è la chiave che ha messo in momenti precedenti un po' complessi, come ha fatto a uscirne? Adesso come io faccio per... Sì, cioè sulla base della sua esperienza, in base alle difficoltà che ha avuto lungo la carriera, c'è una chiave, un suo comportamento? Non lo so, una sua... no, non lo so sia chiave. Io continuo con la stessa passione, con la stessa fiducia, cercando di soluzionare il problema che la squadra ha avuto in queste tre prime partite. In questo momento io devo solo pensare nella squadra, nel lavoro che devo fare con la squadra, con il giocatore. Penso che questa è la chiave, focalizzare sul lavoro, focalizzare sulle soluzioni e sul giocatore, per fare imparare il giocatore e la squadra. Penso che questa è la chiave. Francesco Letizia, Sport Italia. Buongiorno mister. Buongiorno. C'è una bella intervista su YouTube dove lei racconta la sua esperienza allo Shakhtar e alla Roma, e racconta che a un certo punto durante l'esperienza alla Roma lei decide di difendere a tre perché stavate prendendo troppi gol. Allora la domanda è: può essere una soluzione anche per questo Milan passare a tre in difesa, o le dico anche a tre a centrocampo, quindi con un 4-3-3? Ha in programma di qualche cambio tattico riguardo? Riguardo alla difesa, non penso cambiare, non penso giocare con tre difensori centrali. Dopo, parlando di sistema, che si parla tanto di 2 più 1, 1 più 2, se guardiamo le grandi squadre, questo è un inizio, perché dopo le dinamiche sono diverse. Io posso dire che la struttura, quando parlo di struttura parlo di sistema, quando siamo in fase 1 è diverso da in fase 2. E quasi tutte le grandi squadre iniziano a 4-2-3-1, ma dopo in fase 2 sono 3-2-5. Le dinamiche, le intenzioni della squadra è più importante che la formazione iniziale. E penso che questo è lo più importante. Andiamo da Franco Ordine, Il Giornale. Sì, buon pomeriggio Fonseca. Volevo Grazie. Chiedere due cose. La prima, in questi giorni ha per caso sentito Ibra al telefono? Sì, ho sentito Ibra, Zlatan, Ibrahimovic al telefono. Sì, sì, sì. Ho capito. La seconda cosa è questa. Maurizio Sarri, lei lo conosce, un allenatore? Per me è un miglior allenatore italiano. Bravissimo. Ha allenato Loftus-Cheek a Londra con il Chelsea, e in una sua intervista ha detto: per me è una mezzala fatta e finita, ed ha fatto un campionato con lui da mezzala eccezionale. Boban, lo conosce Boban, ha detto che secondo lui le caratteristiche di questa squadra bisogna giocare a tre in mezzo. Allora le chiedo, siccome sono due che possono essere considerati addetti ai lavori, è il caso di pensare durante questa sosta, durante le prove che avrà fatto, ha pensato a un eventuale cambiamento di questa formula? Io rispetto sempre le opinioni degli altri, e più come Boban e come Sarri ha fatto di una forma, penso, costruttiva. Io rispetto, devo dire che sono opinione, ma sono io che lavoro con i giocatori. Noi non abbiamo tutti le stesse idee, non siamo allenatori diversi, però che io devo seguire quello che io credo, non in quello che gli altri credono. Michael Cuomo, Tele Lombardia. Mister, buongiorno. Buongiorno. Ripercorro un po' quello che hanno detto i colleghi. Si è detto tanto, tutto in questa sosta, anche dell'assenza dei dirigenti della società. Quindi allargo un po' la domanda di Franco Ordine, cioè che confronto avete avuto, che intervento tutti c'è stato, giorni, che presenza.
è anche difficile per me parlare di questo quando noi siamo tutti i giorni in contatto, o qui, o al telefono, o andiamo a fare la cena. È difficile capire come surgono queste notizie quando siamo sempre in contatto. Prego, Paolo. Paolo Vinci, ciao, buonasera. Buonasera. Fonseca. Durante questa pausa ha preso in considerazione specialmente le difficoltà del Milan di queste partite in fase di non possesso? Sì, sì. Soprattutto in fase di non possesso, perché in quel momento la squadra va in difficoltà e ha incassato gol a ripetizione. Grazie. Sì, sì. No, non abbiamo avuto tanti giocatori qui, perché sono stati quasi tutti nella nazionale, ma abbiamo avuto tanti difensori, ok? Io penso che non è solo un problema del settore difensivo, ma come ho detto, abbiamo lavorato molto sul comportamento della linea difensiva, anche il comportamento individuale, perché penso che è importante anche per i difensori. E come ho detto, loro hanno rimasto qui, abbiamo lavorato queste due settimane queste questioni difensive. Fabio Conte, Area. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Sono andato a vedere Venezia-Torino. Il Venezia ha perso immeritatamente ed è una squadra che fa molte ripartenze, un po' come il Parma. La squadra è più pronta a tenere botta a quelle ripartenze che hanno messo così in difficoltà il Milan con Parma, ma soprattutto domani sarà c'è solo un risultato che può essere, visto anche poi le partite che seguiranno. Il Milan deve solo vincere. Milan deve vincere sempre, non è solo domani, è sempre. E quando partiamo per le partite è sempre per vincere, non penso in un altro risultato. E domani sarà così. Dopo, io ho guardato Venezia. È vero che è una squadra in contrappiede pericolosa, ma penso che noi abbiamo avuto una evoluzione da partita di Parma per Lazio, perché abbiamo sofferto in questo momento contro Parma, ma penso che con Lazio abbiamo migliorato molto, perché il problema che abbiamo avuto non è in partenza, è stato di organizzazione difensiva. Ma sì, abbiamo lavorato questo momento, noi sappiamo il punto forte di Venezia e penso che siamo preparati per questo momento pericoloso di Venezia. Andiamo da Antonello Gioia. Mister, buon pomeriggio, salve. Ciao, grazie. Adesso la rosa è completa e guardando la composizione, personalmente può essere che la squadra, più che avere caratteristiche, no, di possesso, quindi di dominio del gioco con la palla tra i piedi, sia una squadra fatta di tanti contropiedisti. C'è tanti giocatori che hanno bisogno di tanti spazi e che se corrono sostanzialmente li prendono in pochi. Lei che cosa ne pensa? Può essere un'idea, man mano conoscendo i giocatori che ha a disposizione, quella di passare da un gioco dominante con la palla a un gioco dominante sulla corsa? Grazie. È una buona questione, ma devo dire che tutti noi crediamo nelle nostre idee e con la qualità che noi abbiamo qui, io non posso credere che i giocatori con questa qualità solo sanno giocare un gioco che è di contrappiede, difendere basso e contrappiede. Penso che le grandi squadre hanno la responsabilità di essere dominante. Se siamo in questo momento come io voglio, no, ma questo è un grande cambiamento che dobbiamo fare, anche perché penso che è chiaro che è una cosa che noi dobbiamo migliorare, non prendere tanti gol. E una squadra che non vuole prendere tanti gol deve avere più la palla. E questo è un cambiamento che stiamo lavorando. Penso che è diverso, ma i giocatori stanno capendo l'importanza di avere la palla e gestire la partita con la palla. Bene, andiamo da Stefano Bressi.
Buongiorno mister. Buongiorno. Lei ha tante volte detto che ha riconosciuto i problemi della squadra. Volevo chiederle quindi quali sono secondo lei esattamente questi problemi che ha in questo momento il Milan, e poi magari provo a indovinarne uno: il fatto che prende sempre lo stesso tipo di gol, cioè sempre questa giocata sulla fascia con la palla messa in mezzo all'area di rigore. Da cosa può essere causato? Pronto, questo io non voglio parlare in dettaglio dei nostri problemi. Penso che abbiamo problemi, è chiaro per tutti noi, questo è un dei problemi, le forme come abbiamo sofferto il gol, che sono stato simile, e è una cosa che dobbiamo migliorare. Andiamo da Bellomo, prego. Buongiorno Fonseca. Buongiorno. Come ho detto, durante questa sosta si è vociferato molto sul Milan e sulla possibilità che questo possa essere uno degli avvii di stagione più negativi della storia del club. Volendo essere un po' più ottimisti, se il Milan domani dovesse vincere contro il Venezia andrebbe a quota 5 punti in 4 partite, come accadde nella stagione 2010-2011, quando in banchina c'era Massimiliano Allegri e quando il Milan vinse lo scudetto. Dunque le chiedo, nei suoi giocatori innanzitutto ha visto la voglia di riscattarsi e dare un segnale forte a un ambiente comunque giustamente deluso, e se l'obiettivo dichiarato di questa squadra resta quello di vincere lo scudetto? Grazie. Resta senza dubbi. Anche io devo dire, io penso che è importante anche dire questo. Quello che io vedo in giocatore, noi quando siamo in questi momenti che non abbiamo dei risultati, possiamo guardare una squadra triste, una squadra senza fiducia. Quello che io vedo tutti i giorni è una squadra che crede, è una squadra che vuole migliorare, è una squadra allegri, che lavora di una forma allegra. È per questo che io sono sempre fiducioso qui, sono il segnale che i giocatori danno. Non posso stare qui in altro modo quando vedo i giocatori a lavorare come stanno lavorando. È per questo che io continuo fiducioso. Dopo sono i risultati, ma io non posso stare negativo oggi qui quando ho guardato la forma di lavorare dei miei giocatori e la fiducia che ho nel mio giocatore. Andiamo da Alfonso Sciascia. Sì, buongiorno mister. Buongiorno. Ha fatto parlare in settimana il discorso motivazionale che avrebbe fatto Mike Maignan alla Francia dopo la sconfitta con l'Italia. Io le chiedo, Mike Maignan può essere un leader assoluto di questa squadra? Perché forse a volte è mancato una figura di riferimento così nel Milan. Grazie. Mike, io non lo so che ha detto Mike in spogliatoio di Francia. Mike ha un carattere forte, penso che già è uno dei leader del gruppo, senza dubbio. È già un giocatore che è importante, è uno dei leader di spogliatoio, e abbiamo bisogno di questa lideranza. Penso che abbiamo altri giocatori che hanno arrivato adesso che possono anche essere leader, ma è sempre importante avere questo tipo di giocatore, come abbiamo Mike in gruppo, giocatori che portano carattere, portano personalità alla squadra. Prego, andiamo qui. Milan Press, buongiorno mister. Buongiorno. Volevo chiedere che tipo di giocatore è Silvano Voss, come l'ha visto in allenamento, che tipo di formazione vuole darle, magari trequartista, magari centrocampista centrale o mediano, e quando sarà pronto per la prima squadra. Grazie. Voss ha iniziato a allenare questa settimana con noi. Io avevo già guardato i giocatori prima, ma ha confermato che è un giocatore di qualità, che vuole avere la palla, avere una grande partecipazione nel processo offensivo, come quasi tutti i giocatori di Olanda, con
tecnicamente forte, penso che può essere un centrocampista o poi anche se un trequartista, puoi fare le due posizioni, ma mi è piaciuto molto il lavoro che lui ha fatto questa settimana con la prima squadra. Sarà adesso con infortunio di Bennacer, sarà un giocatore giuntamente con Zerola che lavorerà sempre con la prima squadra. Quello che posso dire è che ha confermato quello che noi abbiamo visto. Facciamo l'ultima, Vincenzo Matrone. Buongiorno mister. Buongiorno. Purtroppo in questi giorni hai visto poco i tuoi giocatori perché erano impegnati con le nazionali. Questo può influire domani per le scelte di formazione? Magari scegliere un giocatore che hai visto di più a Milanello anziché uno che è tornato dalle nazionali? No, penso che no. Anche perché sono quasi stati tutti nella nazionale. Dopo io devo dire più che il rendimento dei giocatori che hanno stato nella nazionale è stato molto molto positivo e penso che io anche come allenatore devo approfittare questa fiducia che loro portano della nazionale. Penso che non influenzia la mia scelta di domani. Grazie a tutti e buon lavoro.